Ragazzi, io devo finire le qualifiche. Tocca fa Vegorst, eh. Tocca fa sto cazzo de Vego. Mortacci. Porco due, oh. Ma cosa stan fottio? Vai, fatto Vegorst, ragazzi. Bello de casa. Comunque, bella, bella. Ah, raga, ma c'ha 60 di difesa. Porco Dio, ma questo gli metti ombra o giochi CC? Ma sta a giocare? 4-4. 1,97. 73 di contrasto già. Porco due. Come vede sto Elliot com'è? 47 di difesa. Mamma mia, questa è una di quelle carte che io non giocherei mai. Brutto fracico. Sta bene indosta sto coglione. Lui al massimo lo facciamo domani. Allora, fammo se un teammetto invece per andare a fare queste qualifiche, dai. Allora, facciamo subito un copiacci tua. Vegorstone. Ma io Vegorst giocherei 4-3-2-1 in realtà. Infatti sì, via dal cazzo sto Binoez, sì, vaffanculo, non me ne frega niente. Anche perché questo qua T, porco due, c'è piedi al contrario. Malacia è perfetto. Ah, regà, ho silurato Malacia. Ho fatto volare l'altro giorno. No, vado a ricomprare, chi son cula quel coglione. Marziale è stato appato, eh? Marziale appato potrebbe essere una bella idea. Ah, ok, quindi è stato appato. Bello, bello. Allora, sicuro proviamo Locatelli. Perché Locatelli è uno di quelli che volevo provare. Così almeno mettiamo pure un po' di Serie A in mezzo. Bella per Locatelli, vai. Butta CC 89 di difesa. Poi lui è lento con Architetto, se non sbaglio. Ma magari con l'upgrade è lento pure con Ancora. Vediamo un po'. No, sempre Architetto. Peccato. Senti, io poi ci piazzerei come sempre il grande Spinazzola che tanto male non fa. Show DC 87. Luca Spettacolo, dite? Sì, però questo qui sarà tipo boh. Secondo me è un bidone. Oh, ma è lento qua ancora. Beh, Marzial lo piamo perché sicuro lo mettiamo, abbiamo detto. Qui il polpaccio la elo busta, ragazzi. Siamo anche abbastanza puliti, Smalling è perfetto. Smalling è perfetto, ragazzi, perché Smalling ci dà. Da Serie A Inghilterra, cioè proprio incastrata tutta proprio perfetta. Dove sta Smalling? Ah, eccolo, madonna. Stavo a cercare i capelli lunghi, porco Dio, è pelato. Ok, e guarda che lo sapete che qua potevo mettere pure una terza lega? Hakimi Ben Yedder, Carlo Soler. Però che puzza Carletto Soler, ragazzi. Mamma mia, che puzza Carletto Soler, boys. Adeyemi, Bellingham, Henrichs. Henrichs è l'unico che non me va a tre. Gulak si importa. No, raga, Gulak in porta, stiamo sotto un trenone. Aspetta, ma allenatore che c'ho? Premier League, inutile. Allenatore, Bundesliga e in porta possiamo mettere pure Neuer. Abbiamo un portiere migliore della Bundesliga, raga, non voglio me. C'è uscito Kobel che fa cagare. Trapp l'ho appena silurato. Oh, ma Gulak c'era l'87, mo ce lo metto davvero. Mazze brutti portieri da Bundes, boys. Vabbè, ah, raga, a sto punto mettiamo che cazzo me frega. Metti Neuer e ciao, su. Anzi, lo sai che te dico, metti Kobel che già ce l'ho, così almeno non perdo tempo. Bello, bella per Kobel. Ti è beccate che squadretta, oh. Arrogante. Ma volete iscrivervi al canale? Il 40% di chi se guarda i video non è iscritto. Ma vi volete iscrivervi a sto cazzo di canale? Puttana Eva. Ho controllato l'altro giorno. Ho visto che il 5,1% è donna. Il 94,9% è maschio. Affide la mignotta. Ma vi volete iscrivervi a sto cazzo di canale? Vai, Vegorst, faccio vedere chi è che comanda. Su, forza, fai il bravo. Dai, Vegorst. Abituato col fenomeno Prime, ma de che grande, il grande. Oh, vedi Henrichs come core. Certo che è difficile che se uppi sto Henrichs, è molto più probabile che se uppi il grande Binoa Gittens. È fuori gioco, eh. No, bello. Madonna, Locatelli, che tronco. Vegorst. Oh, madò. Mamma mia, Vegorst! Ma quanto è storto? Mamma mia, che coccia degli Emi. Per fenomeno mio avevo pagato 11 milioni 2 giorni fa, porco Dio, mo sta a 9,8, vaffanculo. Mamma mia, Vegorst, che crocche. Let's go. Cillone, Tony. Cillone, Ertoni. Mamma mia, 11-5 l'ultima VL. Porco Dio, che cagata, ragazzi. Ho fatto proprio schifo al cazzo. Porco Dio, che schifo che ho fatto. Abbiamo tirato proprio dritto. Come corri, va. Non ci puoi fare le corse quelle fenomenali. Cioè, da dire che poi diventa tutto storto a una certa se.
Diventa tutto strano. Raga, secondo me è davvero da metterci sto coso. Ah, Sergio Ramos Maldini, c'è da dire che ci abbiamo delle piccole difficoltà, eh. Bravo, Adeyemi, pulito. Madonna, davvero, oggi il gameplay lo sta a vedere pure Cortoni ai Rivals. Inguardabile. Slow motion. No, fuori gioco del porpaccio. Vai al polpo, sotto a Bellingham, gran gol, puliti. Quanto è forte sto Bellingham, comunque è veramente, boh, il mostro finale. Il grande Weghorst. No, raga, è inamovibile. La devi tipo saper passare al momento giusto con Weghorst, è tutto storto. Ci siamo. Che poi io so desta opinione che più persone usano una carta e più quella carta poi piano piano diventa scarsa. Niente, sto Sergio Ramos invece non fa testo. Sto Sergio Ramos più persone lo usano più diventa forte, al contrario, eh. Porco Dio Weghorst, che fettuccine, ragazzi. Bello Adeyemi. Mamma mia, Adeyemi, che fenomeno! Quanto mi piace sta carta da Adeyemi, veramente bella, oh. Era l'unico che avevo salvato, mi ricordo, quel giorno, tra tutti quei Future Star che avevamo provato. Che era tutto buggato, era tutto una merda quel giorno, mi ricordo. Invece Adeyemi si era salvato, infatti. Vai, Vegor, sta ammazza, oh. Sto secondo... Primo tempo 0-0, secondo tempo 5 minuti, 3 pere. Bene. Ma che è successo a... Che è successo a st'inizio di secondo tempo? Scusa. Quattro scoppole così, perite. Porco Dio, nei spogliatoi ho dato la bevanda di Gasperini. Maybe the night is my newsman, let me know all the stars. Cocci. Perché tanto tu c'hai un giorno in più per qualificarti alla QL. Cioè, tipo fino a sabato, mi pare. Mamma mia, Adeyemi, mio fratello. V'ho convinto a comprare sta Adeyemi, eh. Porco Dio, che è sto Pogba? Ah, benissimo. Fuori Coli Bellingham. Oppelala, Penk. Vai Marcellona Adeyemi. Weghorst. Lì. Mazza che stiluro! Mo' diamo tu, faccio subito il grid, ti è dedicato a te. E questo è per te, brother. Guarda, guarda che guarda, vuole prendere la palla, guardalo. Guarda che vuole prendere la palla, guarda, guarda, guarda. Adesso gioca, ragazzo. Dammi sta palla, coglione, porco Dio, te ne faccio altri 8. Godo. Questo si sperava che avessi smesso di giocare per riprenderla. Ma frate, ma t'ho detto che questo qua non mi avrebbe ripreso sta partita manco se, boh... Cioè, manco se mi tagliavano un braccio mi ripiava sto game, questo. Giocavo con un braccio, porco due, te lo giuro, vincevo uguale. Dai, yeah. Le clip sue però mi fanno tagliare. Però pure lui caciarone fragico, porco Dio, se no... Chissà come cazzo funziona. Ah. Tralasciando tutto, secondo te perché non si può dire
85esimo, guardate, Porco Dio, sapevo che andava a finire così. Lo sapevo che andava a finire così. 4-0, 4-4. Guardate il joystick al fratello. Fammi segna questo, per favore, la madonna. Godo. Ma guarda che go che sono andato a prendere, oh. Bello vero. Mamma mia, mio zio Weghorst. E olè. Ma raga, ma sta partita 6-7, ne volevamo parlare? Oddio, oddio, è partito. Puk. La nuova Zano Room, prima di essere ovviamente fatta per bene. Non sono pronto alla fine di un'era. È una bella fine in realtà. Cioè, sta casa mi ha portato bene, oh. Porco Dio. Oh, però non posso perdere la decima, rosico, eh. Bravo, Weghorst, mi fratello. Guarda che scatto. Cazzo di gol de merda. Bravissimi. Adeyemi, grande stop, grande tiro. E GG. 10-0, pulito.